Assalto al cantiere di Chiomonte da parte di una trentina di attivisti notava, armati di bottiglie Molotov e bombe carta. Vertice a Torino con i ministri Alfano e Lupi. La scorsa notte una trentina di attivisti notava, armati di bottiglie Molotov e bombe carta, hanno dato l'assalto al cantiere di Chiomonte e hanno distrutto un generatore. Vertice a Torino intanto con i ministri Alfano e Lupi. Sentiamo Sonia D'Ottavio. I teppisti e i violenti vanno unanimemente condannati ed isolati. Il ministro dell'interno Alfano e il collega alle infrastrutture Lupi stigmatizzano l'ennesimo attacco al cantiere della TAV di Chiomonte e partecipano al comitato per l'ordine e la sicurezza convocato d'urgenza a Torino, poche ore dopo l'assalto di una trentina di attivisti sui quali sta indagando la questura di Torino. L'assalto stanotte, poco dopo le 3, 30 manifestanti con azioni simultanee su più fronti hanno lanciato bombe carta e razzi rudimentali all'interno del cunicolo esplorativo del tunnel. Le hanno fronteggiato le forze dell'ordine con bottiglie Molotov e razzi lanciati da un mortaio rudimentale. Un attacco vero e proprio pianificato in ogni dettaglio e definito gravissimo dalla Digos. Sono atti di guerra, dice il governatore del Piemonte Roberto Cota, che raccoglie l'allarme del procuratore di Torino Giancarlo Caselli. Un ringraziamento a tutti coloro che hanno lavorato per evitare i danni maggiori e situazioni di maggiore rischio arriva dal ministro dell'interno Alfano e il titolare delle infrastrutture Lupi dice che la violenza di 30 delinquenti non fermerà un'opera fondamentale e strategica per l'Italia e per l'Europa e per la quale si sono impegnati finora tutti i governi. Lupi ha confermato la volontà del governo di continuare il confronto e il dialogo con le popolazioni locali fin dalle prossime settimane, ritenendo fondamentali anche le opere compensative per i comuni della valle.